voi che siete qui tutto il gruppo dirigente della CGL che è arrivata da Ufo, ma anche Castrovilla e soprattutto i nostri graditi ospiti, a cominciare dal dottor Leone, che è molto è un nostro interlocutore non solo nel partenariato, è gradita anche la presenza del dottor Aurelio come presidente della Federcassa, poi è gradita la presenza, di questo lo ringraziamo, l'onorevole Giacomo Mancini, assessore regionale a bilancio, che molto ci fa soffrire per tutte le difficoltà che registriamo, soprattutto per quanto riguarda vertenze delicate, e poi i nostri compagni, a cominciare da Nino Pasiotti, che è il nostro abituale collaboratore, per tutti i rapporti che abbiamo sviluppato tra la Calabria e la Lombardia, e anche la sua presenza di oggi sarà oggetto, oltre di approfondimento del tema che è oggetto della discussione, anche di uno sviluppo di un programma operativo sull'osservatorio della legalità che ci vedrà impegnato nei prossimi mesi. E da ultimo Agostino Megale, calabrese lombardo, mi è gradito presentarlo, che introdurrà poi il tema che è oggetto della discussione. Io accorcio per recuperare tempo, anche se non siamo in ritardi abissali, e abbiamo voluto con questa iniziativa chiudere una prima parte dell'anno impegnativa. Abbiamo avuto un momento importante e significativo a Cosenza, dove abbiamo discusso della riforma istituzionale con autorevoli interlocutori politici e anche istituzionali, perché il tema del lavoro, il tema delle riforme istituzionali e del superamento della crisi della democrazia in una realtà come la Calabria è un nodo essenziale che un grande sindacato come la CGL non può non affrontare. Il tema di stamattina è il nodo del credito e della buona finanza ed è un momento di sviluppo e di approfondimento della nostra iniziativa che abbiamo tenuto con la conferenza di programma a Crotone il febbraio scorso, intorno a che cosa noi intendiamo per la politica della crescita e del lavoro in una regione complicata e difficile come la Calabria. Il tema della finanza è fondamentale perché le distorsioni e la crisi che è nata nella finanza e che perdura, se non viene modificata, noi saremo nelle condizioni di determinare opportunità positive sia per il rilancio della domanda interna sostenendo il consumo delle famiglie e soprattutto la domanda delle imprese per quanto riguarda politiche di innovazione e di investimento che sono fondamentali per uscire dalla crisi. E quindi sottolineo soltanto questo aspetto dell'importanza della proposta che la CGL ha fatto a livello nazionale e che noi vogliamo dare rilievo anche in questa regione. Abbiamo vissuto nei giorni scorsi, Nino è stato protagonista, Nino Costantino, la vicenda dell'ingegner Massi, che per fortuna siamo riusciti con il concorso di tutti a garantire un reddito che gli permetterà sia di pagare gli stipendi sia di fare anche investimenti in una realtà difficile come quella della Piazza di Gioia. No, questo significa che si può battere l'illegalità, possono andare avanti politiche di impresa sana e legale, e questo è un elemento di conforto per quelli che vedono anche
in una finanza legale e trasparente. Su questo io ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio per l'ospitalità anche la Presidente della provincia, la signora Wanda Ferro, per la cortesia con la quale accoglie sempre le nostre iniziative, e per recuperare subito tempo do la parola ad Agostino che presenterà le nostre proposte e poi apriremo il dibattito agli interventi. Facciamo un saluto particolare a voi e un ringraziamento a Michele, alla CGL regionale e alla FISAC regionale, anche per l'organizzazione, l'iniziativa, l'attenzione che questa mattina, ponendo al centro il tema della finanza, riproponiamo in fondo quella che è, nella crisi più dura, più drammatica, non come si diceva anche qualche mese or sono per la storia della Repubblica, siamo di fronte ad una situazione che non ha paragoni negli ultimi 100 anni, e l'operazione che stiamo facendo l'abbiamo fatta 15 giorni or sono io e Susanna presentando il manifesto, la facciamo oggi qui come primo punto della carovana che si svilupperà in tutte le regioni partendo dal Mezzogiorno sul tema del rapporto tra crisi e finanza, tra finanza e creazione di lavoro, tra banche, imprese e intervento per difendere il lavoro che c'è e crearne di nuovo, in una dimensione nella quale anche per chi come noi a volte ha sottovalutato nei conflitti economici e sociali globali e locali la dimensione del capitalismo finanziario, delle sue multiforme, delle sue evoluzioni e delle sue ricadute sull'economia reale. Qui penso dobbiamo essere in grado di valorizzare un percorso che per la prima volta come FISAC
e come confederazione realizziamo, in cui poniamo al centro la questione del piano del lavoro e contestualmente degli strumenti pubblici e privati, e cioè dove reperire le risorse necessarie, come riaprire, riattivare il circuito degli investimenti, come rimettere al centro il mezzogiorno e la legalità per la crescita e l'occupazione. E tutto questo non può che riportare all'attenzione dell'Italia e dell'Europa il ruolo del sistema bancario, del suo rapporto con la politica concreta e con l'economia reale. Ecco perché siamo partiti dall'idea di etica, trasparenza, crescita, legalità, lavoro, e lo abbiamo fatto in un rapporto nel quale io mi fermerò su alcuni macrodati, non esporrò il tutto, vedrò di farlo in modo sufficientemente sintetico, ma insomma l'Italia perde qualcosa come 9 punti di prodotto interno lordo negli ultimi 5 anni, qualcosa come 150 miliardi di euro di ricchezza, si allarga il solco tra l'Italia e l'Europa, ma soprattutto si allarga il solco in Italia tra aree del Mezzogiorno e realtà come questa nostra terra, per la quale i rischi di appesantimento e di aggravamento fino alla drammatizzazione, in assenza di prospettive per il lavoro e per i giovani, è una tragica realtà, che è la ragione per la quale anche a livello nazionale, pur avendo chiaro il rapporto con l'emergenza economica in Italia e il rapporto con l'Europa, quindi il governo di necessità con cui ci troviamo a fare i conti quotidianamente, è chiaro a noi con questo progetto che serve una terapia d'urto, serve un'azione più efficace per contrastare la crisi. Non si riuscirà ad uscirne continuando a spendere il tempo della politica tra IMU e dintorni, se non si rimette al centro le risorse che servono al Paese per uscire da questa situazione drammatica. E la situazione è più drammatica anche di quanto appare, tant'è che se fossimo in un Paese normale, con un governo normale, in condizioni politiche normali, questo sarebbe il tempo di una grande alleanza e di un grande patto per portare l'Italia fuori da questa situazione. La condizione non consente questo, ma è chiaro che 2 punti in meno di PIL anche nel 2013 allontanano la fuoriuscita dal nostro Paese e rischiano anche per il 2014, pur evidenziando i timidi segnali di una crescita di uno zero virgola. Beh, è chiaro che quando si dice che nel 2014 si cresce allo 0,15, vuol dire che abbiamo ancora 10,5 punti di prodotto interno lordo in meno e che abbiamo perso 180 miliardi non recuperati. Ecco, di questa situazione la CGIL, la più grande confederazione italiana, fa un'operazione che secondo noi avrebbe dovuto fare anche la politica, in modo particolare a sinistra, tant'è che in Germania la proposta per la buona finanza viene avanzata dalla socialdemocrazia tedesca, il sindacato tedesco come noi
avanza una sorta di piano Marshall mentre noi lavoriamo sul piano per il lavoro, e Fisac e CGIL in questa operazione fanno una grande operazione generale nell'interesse dell'Italia, del Paese e non soltanto delle persone che noi rappresentiamo. Il dato che vedete è il dato drammatico, che non ha bisogno di commenti, nella consapevolezza che per creare lavoro, come dicevo, bisogna immaginare gli investimenti. E come potete vedere, il dato non solo nei 5 anni della crisi, ma nell'ultimo decennio, è un dato per il quale alla fine degli anni 90 una parte di profitti, quando erano anche consistenti, si spostano sulle rendite finanziarie, sui prodotti finanziari, su quelli che poi sono diventati l'origine della crisi tra disuguaglianze e subprime, i cosiddetti derivati della cattiva finanza. Se non chiudete quella porta si sente solo il casino di fuori. Ed è in questa dimensione che riproporre al centro il tema che le risorse devono ritornare agli investimenti e agli investimenti produttivi, all'economia reale, a far decollare una impresa. Proprio questi dati rimarcano come non c'è possibilità di lavoro senza investimenti, ma anche come la situazione delle banche italiane, che pur sono le più solide in Europa, che pur sono quelle che sui 2.000 miliardi di euro tra Francia e Germania destinati al sostegno pubblico delle banche in quei paesi, qui siamo nell'ordine solo dei 4 miliardi erogati a Montepaschi in termini di prestiti. Ognuno fa il rapporto tra 2004, qual è il significato, ma si capisce anche che siamo di fronte ad una raccolta di risorse, di risparmio rilevante, 1.700 miliardi ad impieghi che, come vedete, sono superiori. Siamo nella forbice raccolgo 1 e presto 1,20, 1,30, salvo le BCC che sono in un rapporto più equilibrato, le piccole banche del credito cooperativo. Ma il dato nel complesso è che proprio quando servirebbero investimenti per creare lavoro, quel che accade è che vengono ridotti i prestiti alle imprese, alle famiglie. Siamo a meno 36 miliardi di euro nell'anno passato, e siamo in una situazione in cui le banche italiane, che fino al 2007, diciamo, non essendoci la crisi, essendo abbastanza equilibrato il rapporto, avevano sofferenze, cioè quei soldi prestati che hanno qualche difficoltà poi a potervi entrare. Potete vedere il rapporto che si è creato nel corso dei 5 anni, da 16 miliardi a 62 in termini di sofferenze nette, ma vedete anche quelli che erano i grandi guadagni delle banche, dei banchieri a due cifre. Adesso non lo diciamo pubblicamente più di tanto, ma se dovessimo scorporare dalle banche italiane gli investimenti in titoli del debito pubblico che hai acquistato ultimamente, anche con i prestiti della BCE all'1%, ricavando il 6% in rapporto allo spread, se tu togliessi quei dati, oltre 350 miliardi, gran parte dei conti sono in rosso, e quando un sistema è in rosso si capisce che il rapporto tra credito, territorio e investimenti diventa più difficile. Per questa ragione però vogliamo sempre ricordare che i lavoratori del settore,
molto spesso configurati nell'opinione pubblica anche in casa nostra: corporativi, attenti solo ai loro interessi, alle loro condizioni di privilegio. Certo, c'è una condizione diversa tra il lavoratore bancario che può andare in esodo in un fondo prepensionato per 5 anni rispetto al giovane precario che non ha neanche l'indennità o la mini ASPI che gli consenta, se non ci fosse la pensione di mamma e papà, di poter reggere qualche mese. E questa condizione noi della CGIL e della FISAC non la dimentichiamo mai. Ma quel che vorrei sottolineare è che in questa situazione l'impatto della crisi sull'occupazione, 40.000 occupati in meno su 300.000, è una percentuale che, se fosse applicato in qualsiasi altro settore, rappresenterebbe una situazione drammaticità, perché vorrebbe dire immaginare 100, 150, 200 mila esuberi in settori che occupano 1,5 milioni, 2 milioni di persone in termini di rapporti percentuali. E questa operazione vorrei che fosse evidenziata, perché proprio da questo settore è partita l'unica esperienza in Italia e in Europa di costruire col contratto un fondo per l'occupazione dei giovani, un fondo di solidarietà per sostenere l'inserimento dei giovani, fatto salvo che, pur avendolo costruito con sacrifici nel contratto nazionale dei lavoratori del credito, tutte le operazioni alla Fornero riferite alle devastazioni realizzate in materia pensionistica in mezzo alla crisi rendono difficile praticare anche questo, e per questa ragione potrebbe essere una ricetta importante, in parte adombrata anche nel nostro piano del lavoro come CGIL, di poter immaginare che, oltre a dichiarare, come fa il governo, l'opportunità di un piano per i giovani che coinvolga anziani e giovani, beh, sarebbe interessante se, oltre alle affermazioni di tecnici al governo come il ministro del lavoro, si potesse effettivamente costruire un'operazione in cui, per tutti gli anziani che sono stati penalizzati con l'allungamento dell'età pensionabile, si potesse introdurre per legge il rapporto part-time, lavoro e pensione, metà lavoro e metà pensione. E laddove questo non fosse configurato con un rapporto che tiene in equilibrio i conti dell'INPS, si può immaginare un intervento che, attraverso fondi di solidarietà come quello avviato dai bancari, si possa consentire ad un anziano di andare in part-time. Ma non ci può andare un anziano che guadagna magari a malapena 1.100 euro nel commercio pensando che viva con 500 euro. Servono azioni di solidarietà per garantirgli un salario equilibrato all'80, al 90%. E quale parola chiave? La CGIL lancia solidarietà. Solidarietà per poter redistribuire risorse e lavoro agli anziani e ai giovani. Certo, ci vuole coraggio, e sì, qui, ripeto, il governo questo ancora non l'ha avuto. E come voi sapete, tutti questi elementi che io brevemente ho descritto sono le condizioni centrali in cui la finanza e il credito possono sostenere il riavvio della crescita e del lavoro, ed è da qui che abbiamo avanzato quelle che abbiamo chiamato 7 proposte. 7 proposte di cui potete aver chiaro il primo tema, quello relativo ai derivati e alla cattiva finanza. Quanti sono? Dove sono? In che situazione agiscono? Quel che si può immaginare è di aver chiaro che la finanza e i prodotti finanziari, come ricorda Amartya Sen nei suoi scritti, non è che esiste una buona o una cattiva finanza in sé, dipende da come la si fa, da chi la fa
E se questa è al servizio dei banchieri e dei grandi speculatori, o è al servizio del paese e dei cittadini di quel paese? Il problema che noi poniamo è che è tempo di invertire questa tendenza. E guardate, ci chiedeva un giornalista a me, Susanna, qualche settimana fa, come mai in questa situazione la CGIL arriva alla finanza. Perché così come negli anni 70 il cuore dell'operazione di un cambiamento e di una trasformazione del paese era nella capacità di incidere sul lavoro e l'organizzazione del lavoro, se non si mette le mani su quella piovra dai tanti tentacoli in cui la democrazia non è mai entrata, e questo è il tempio sacro della finanza. Ecco perché è una grande operazione politica, economica, culturale, di segno democratico e progressista. Regolamentare dunque i derivati, non sappiamo quanti sono, sappiamo che le banche ne hanno in pancia 200 miliardi, sappiamo che altri 200 stanno nelle regioni, 150-180 nelle province, gli enti locali, c'è una situazione particolare. Che cosa accade? Accade che quando si investe in questi prodotti finanziari strutturati e non hai le condizioni attrezzate per il soggetto che investe per valutare il rischio, e magari gli stessi lavoratori sono costretti a pressioni per vendere più prodotti che possono, perché altrimenti non si produce quel margine di redditività per la banca, alla fine si scarica, con situazioni nelle quali abbiamo avuto enti locali in stato fallimentare. Si può valutare che la massa di circa 72 comuni che hanno investito i derivati, salvo Milano, la Puglia, in cui si è agito anche attraverso un'azione di scenari di rischio, di probabilità, di valutazione, e questo ha consentito di reperire quote come 200 milioni, 50 milioni su Milano, di ottenere condizioni particolari. Per il resto si producono situazioni che sono quelle che hanno portato a gennaio dell'anno scorso il governo a dover rimborsare alla Morgan Stanley 2 miliardi e mezzo, potevano servire ad affrontare il problema della cassa integrale, il problema di un intervento di sostegno ai giovani disoccupati, per acquisti ai tempi di Tremonti in titoli strutturati, che produce elementi di perdita di cui il vero problema alla fine è un paese che non sa, non conosce, non controlla, non governa. Per questa ragione noi abbiamo avanzato due proposte di fondo: una lista nera dei prodotti irricevibili e una commissione d'inchiesta, una task force, che faccia il punto su quanti sono, dove sono, chi ce li ha, come sono coinvolte nelle elezioni del Mezzogiorno, e rinegoziare con le banche alle condizioni utili, immaginando un ruolo di Consob, istituto di vigilanza che dovrebbe vigilare per la tutela del risparmio, e un ruolo di Banca d'Italia che sia capace anche di poter rimuovere i banchieri laddove vanno rimossi. Noi abbiamo assistito tutti alla vicenda drammatica di Montepaschi o del rapporto con la Popolare di Milano con Ponzellini. Diciamo che in un paese normale, prima ancora che intervenga la magistratura, quando si hanno gli elementi per valutare che quella classe dirigente in quella realtà è funzionale più all'interesse del banchiere che non dei lavoratori e dei cittadini, prima ancora che intervenga la magistratura, un istituto di vigilanza dovrebbe rimuoverlo e cacciarlo via. Per questo abbiamo posto il riordino delle autorità di vigilanza, la separazione tra banca commerciale e banca d'affari. Noi non siamo nella condizione del sistema tedesco o del sistema inglese. Come ricordavo prima, i fondamentali delle banche italiane sono più sane, hanno meno derivati di altre. Ricordavo la condizione delle BCC, ma insomma
bisogna rimettere al centro il ruolo della banca nel territorio e nell'economia reale. Direi a questo tavolo che anche le grandi banche dovrebbero prendere esempio da quelle cooperative più piccole che hanno questa dinamica ed è verificata dai dati, e contemporaneamente dovrebbero fare sinergia dell'essere grandi per poter veicolare grandi masse di risorse. Serve una legge che riporti alle dinamiche previste prima del 91 e che riaffermi questa condizione. Rimarco che anche qui in Germania la Merkel e la SPD hanno presentato una proposta di legge in materia e non si capisce perché noi dovremmo avere questo ritardo. Bisogna immaginare che l'Europa, insomma, non sia soltanto l'Europa monetaria, perché diciamo la verità, oggi noi abbiamo l'euro difficile da reggere e noi riteniamo che non c'è alternativa possibile, ma in verità esistono 27 euro, 28 anzi con l'ingresso dell'ultimo paese, 28 euro, 28 inflazioni, 28 tassi di interesse. E quando arriviamo ai tassi di interesse, noi scopriamo che abbiamo il 2,5 a livello europeo, poi siamo al 3,5 in Italia per i grandi, siamo al 4,5 per i medi, al 5 per i piccoli e al sud, tra Calabria e Sicilia, siamo tra il 6 e il 7%. È un'economia che non può reggere su questa base. Ecco perché poniamo un problema di un'unione bancaria che funzioni, poniamo il problema di una Basilea 3 che deve essere applicata con tutte le attenzioni, ma a differenza della destra europea e di quella italiana, poniamo il problema che se non c'è l'Europa politica non si supera questa situazione. Gli Stati Uniti, è chiaro che hanno condizioni diverse tra i diversi stati, ma è evidente che non è che tu hai in Pennsylvania il valore di un dollaro e a New York un altro valore, e neanche diversi tassi di interesse. Devi immaginare la capacità di uno Stato federale, di uno Stato politico che svolga la sua funzione. Noi pensiamo che questo tema va affrontato contestualmente ai problemi della finanza, e dobbiamo farlo avendo a mente che per favorire la legalità, la finanza sostenibile, bisogna insomma mettere in piedi tutte quelle azioni che siano capaci di ancorare l'azione contro il lavoro nero e sommerso, 27%, 17 sommerso, 9 da economia criminale. Mafia, 'ndrangheta, camorra, tutte le condizioni per le quali noi sappiamo, il nostro sindacato assieme agli altri, alle forze democratiche che si battono su questo terreno, il terreno che affronta il problema dell'antiriciclaggio, il terreno che affronta il problema di un'economia in cui il 9% di economia criminale su 320 miliardi di base imponibile è qualcosa come 140 miliardi, è una roba impressionante, neanche nei rapporti con la Grecia. Noi dobbiamo sapere che questo terreno, che è il terreno anche di un riscatto dell'Italia e del Mezzogiorno, è come se noi avessimo bisogno di una sorta di piano Marshall per il Mezzogiorno, in cui porre al centro alcune questioni che riportino i parametri in una condizione di normalità europea, ma questo richiede un intervento dello Stato, richiede un'azione di investimenti anche pubblici, la consapevolezza che fenomeni illegali come la 'ndrangheta si estendono non solo nel Mezzogiorno in Italia, ma in tutto il mondo, e che l'azione ha bisogno di quelle dimensioni internazionali. E soprattutto noi diciamo una parola d'ordine: facciamo della tracciabilità e della moneta elettronica, tracciabilità e moneta elettronica, non come diceva
il capo del centrodestra Berlusconi ai tempi che noi CGL volevamo mettere in prigione, no? O far vedere i conti di tutti gli italiani. No, tracciare tutto sotto i 1.000 euro, 500, 400, 300, tracciare tutto affinché questo elemento dell'anomalia italiana, dell'illegalità, dell'evasione fiscale possa essere rimessa in carreggiata. Abbiamo calcolato noi, come CGL, che se solo passassimo all'utilizzo dei bancomat, delle carte di credito, della moneta elettronica, che avviene in Germania, in Francia, in Gran Bretagna, potremmo avere una tracciabilità che produce immediatamente 12 miliardi di entrate fiscali in più. E per questa via si potrebbe immaginare di proporre e di chiedere alle banche che riducano i costi delle commissioni, facendo risparmiare i giovani, i pensionati e i cittadini. Insomma, un paese in cui effettivamente la politica e la finanza sono governate e non sono in mano ai pochi eletti che guardano in modo particolare i loro interessi. Ed anche per questo che poniamo il problema. Proprio ieri c'è stata la discussione sul decreto del fare, abbiamo visto, pur nel quadro di un'approvazione necessaria di quel decreto, però una cosa che grida vendetta, un emendamento che ha tolto il tetto agli stipendi dei manager pubblici, pensando che mentre il paese affoga, il lavoro non ha i soldi per la cassa integrazione, un piccolo nucleo ha il problema di mantenersi il privilegio di avere stipendi non oltre i 26.000 euro come mediamente in Italia, o i 18.000 come accade nella manifattura, o gli 800 al mese come accade al collaboratore, ma togliere il tetto oltre i 300.000 euro in un paese in cui il lavoratore dipendente vede perdere il suo potere d'acquisto e al massimo guadagna 20.000 euro netti, e i compensi, gli stipendi di alcuni manager pubblici e privati arrivano ai 2 milioni, ai 3 milioni, ai 4 milioni. Altro che rapporto 1 a 20. Un operaio negli anni 70 guadagnava 1, il suo amministratore 20. Adesso siamo 1,163. È una situazione che grida vendetta. Per questa ragione, per la CGL abbiamo interpellato alcuni parlamentari, tra cui il presidente della Commissione Lavoro Cesare Damiano, per far avanzare una proposta di legge che ponga un tetto e linee di indirizzo, perché insomma nel tempo della crisi tutti possono parlare della crisi, ma c'è qualcuno che la vive e ci soffre e c'è qualcuno che invece ha continuato ad arricchirsi. Per questa ragione poniamo al centro anche la questione fiscale, anzitutto ridurre le tasse sul lavoro, ma anche immaginare di poter intervenire con la Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie. Monti l'ha fatta tanto lunga a suo tempo, ma alla fine ha introdotto una tassazione che tassa le transazioni a fine giornata. In ogni giornata ce ne sono 150.000, per avere le entrate andrebbero tassate una per una. È chiaro che bisogna operare una correzione, e insieme a questa correzione, diciamo, andrebbero anche corrette la pressione fiscale sulla svalutazione delle sofferenze che hanno le stesse banche, che le vede penalizzate. Qui avanziamo un messaggio di sostegno anche nei loro confronti rispetto alla Germania e alla Francia, ma tutto all'insegna di un'idea in cui il tutto deve tornare avendo chiaro la centralità del lavoro e la centralità degli investimenti. In sostanza il nostro messaggio si può sintetizzare così: la categoria è la più grande confederazione del lavoro, con questa proposta così come con il piano del lavoro parlano a tutta l'Italia, non solo ai nostri stati, parlano a tutto il paese, e tendiamo a dire che proprio in un momento in cui insomma tanti elementi rappresentano la difficoltà, noi pensiamo che ce la si possa fare, ma ognuno deve fare la sua parte e il suo mestiere fino in fondo, e noi come CGL facciamo il nostro mestiere con queste proposte. Ringraziamo Agostino, che ha avuto il merito anche di sintetizzare proposte complesse,
E questo è anche un buon viatico per i nostri documenti congressuali, che dovrebbero essere sintetici e snelli. Io, se non ci sono controindicazioni di impegni, proseguirei in questo modo. Adesso sentiamo la voce in maniera europea, diciamo, anche per rendere snello il dibattito, la voce dell'impresa, la voce del Nord, la voce delle banche e poi della politica istituzionale, e poi diamo la parola per replicare e puntualizzare eventualmente, ce ne fosse necessità, accompagna. Prego. Possiamo procedere così. E lo dobbiamo sentire anche, perché poi l'assessore deve rispondere anche un po' a tutta una serie di questioni. Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio la CGIL per questo invito e ringrazio in particolare il sottosegretario Michele Cavano, perché ci consente di proseguire anche in sede pubblica un confronto molto costruttivo, cioè con CGIL sui problemi legati allo sviluppo della Calabria, in questo caso legati alla problematica della finanza. Condivido molte cose, delle cose che penso di poter dire che Confindustria può condividere molte cose di quelle che Agostino Megale ha illustrato. E mi soffermo su quelle che condividiamo di più, alcune un po' di meno, ma insomma su quelle che condividiamo di più. Intanto giustamente si faceva riferimento ad un contesto complessivo economico di crisi all'interno del quale poi gli strumenti finanziari e la finanza in genere deve essere declinata. Sono stati portati, diciamo, dei dati di carattere nazionale. Io vorrei dare solo due dati sempre legati al contesto economico per far capire quanto questo ruolo oggi non sia forse così efficacemente esercitato nella nostra regione, che riguardano da un lato la variazione del PIL. La Calabria negli ultimi 4 anni, in un momento di crisi, perde 6 punti di PIL, tradotti in euro stiamo parlando di 2 miliardi 221 milioni di euro, che è una cifra significativa, ecco, per quanto riguarda il nostro contesto economico. Le imprese, io cercherò di stare in equilibrio tra imprese e lavoratori, che sono comunque, questo Michele lo sa, indissolubilmente legati, soprattutto nella nostra terra, rispetto allo sviluppo del nostro territorio. Abbiamo perso, diciamo, nell'ultimo anno 4.500 imprese nella nostra regione. Chi produce lavoro, perdonatemi questa estremizzazione, nella nostra regione, e soprattutto chi può sviluppare occupazione, e il settore privato è quello delle imprese. Ma se il trend, no, che negli ultimi anni stiamo registrando è questo, insomma, una qualche preoccupazione forte credo dovremmo averla. Quindi 4.500 imprese che si perdono nell'ultimo anno nella nostra regione. Sul versante della finanza noi abbiamo un calo del 16,5% degli investimenti da parte delle imprese, e anche questo è significativo se lo leghiamo, diciamo, a tutto il resto. Pensate che gli investimenti delle imprese nel 2011, quindi sempre in periodo di crisi, erano il 28,8, nel periodo di crisi erano il 37,1, quindi insomma c'è un significativo calo degli investimenti. Ultimo dato, le condizioni di accesso al credito, a fronte di, giusto per ripeto, fissare il contesto, a fronte di un aumento della raccolta nella nostra regione del 2,6%, abbiamo un decremento invece degli impieghi che è pari all'1,9%.
Su questo, se lo riferiamo alle imprese, tra settore delle costruzioni, che è significativo nella nostra regione, e settore manifatturiero, si perde quasi l'8% di credito a favore di queste imprese. E a fronte di questo abbiamo, diciamo, un aumento delle attività dei confini, che voi sapete sono strumenti che prestano garanzie a favore delle imprese per le banche che concedono finanziamenti, che aumenta del 10,8. Quindi, diciamo, è un mercato, chiamiamolo così, del credito, insomma, abbastanza sbilanciato e negativo, e questo provoca naturalmente degli effetti. Questi effetti io credo che siano da legare ad un'affermazione che faceva così magari, che io condivido molto, e che è quello di mettere in campo, a partire dalle revisioni normative necessarie a declinare poi con interventi precisi nella nostra regione, azioni efficaci per contrastare questo momento di crisi. Guardate, c'è stato tutto questo ragionamento sui derivati, no? Che per esempio nella nostra regione, purtroppo, premetto, la regione parte lesa nei procedimenti, questo per amore di chiarezza. Tutta questa questione dei derivati, che necessitano sicuramente di una rivisitazione, ora dirò quello che per esempio mi sento di poter dire, di poter condividere. E voi sapete, la regione in derivati, anni 2004-2006, ha investito 325 milioni di euro. I profitti per la banca Nomura sono stati 30 milioni di euro su questa operazione. Bene, voi sapete che in questi giorni stiamo discutendo l'assessorato al lavoro, la cassa integrazione in deroga, la mobilità, e stiamo discutendo di come poter distribuire 26 milioni di euro e a cosa dare priorità, se alla mobilità, se alla cassa in deroga 2013 e così via. Cioè, stiamo cercando di, come dire, fare il bene futuro della Calabria e dei lavoratori, quando più delle risorse destinate per il 2013 ad un problema molto molto importante sono stati invece profitti di chi, diciamo, ha lucrato, speculato su investimenti. Ora, sui derivati, mi sembra lo dicesse Agostino Megale, il problema non è se è uno strumento buono o è uno strumento cattivo, il problema è l'uso che se ne fa dei derivati, e in particolare l'uso che se ne fa da parte della pubblica amministrazione, degli enti, perché è lì, diciamo, la nota dolente. Allora, sui derivati io credo non ci sia dubbio che sia necessario mettere in piedi una adesso non so se la Consob può essere l'organismo, e non ci entro in questo momento, però che sia assolutamente opportuno e necessario mettere in piedi una catena di controllo e vigilanza sull'utilizzo questo strumento. Io li riferisco sempre agli enti locali, perché sui privati funzionano abbastanza di meno, hanno più fini assicurativi, insomma è uno strumento che, diciamo, forse rispetto al privato crea qualche problema in meno, rispetto al pubblico no, perché crea i problemi che per esempio citavo prima. Quindi una catena di controllo e di vigilanza, e tutto sommato, anche se sotto certi aspetti può essere pericolosa nel senso di come poi potrebbe essere redatta, tutto sommato anche la individuazione di una sorta di blacklist, veniva detta, che può essere di riferimento, no? O che di riferimento per chi intende fare un uso appropriato e giusto e corretto di questi strumenti, credo, insomma, potrebbe essere una strada assolutamente praticabile. Dopodiché a me piace questa filiera, no? Che è stata in qualche modo disegnata: finanza derivata, fondazioni, governanza delle banche, per poi arrivare a come intervenire concretamente sul territorio. È stato fatto riferimento, io ho letto la sintesi del documento
che è stata discussa a Roma anche sulle fondazioni. Beh, io credo che anche sulle fondazioni, dopo 23 anni dalla emanazione della legge, forse una riflessione forse più sulla governanza in questo caso che sulla utilità e prospettiva di lavoro da parte di esse, perché insomma i fini sono nobili, diciamo, delle fondazioni, forse anche lì io credo che una riflessione possa assolutamente essere fatta. Dopodiché, ciò detto, io credo che le banche dovrebbero tornare a fare le banche. Tornare a fare le banche significa finanziare e sostenere, soprattutto, non è il caso, in questo caso è stato già detto, ma non per amor di cortesia, non è il caso delle banche locali che sono molto prossime al territorio e hanno una risposta dinamica molto più positiva rispetto allo sviluppo del territorio, ma insomma le banche, soprattutto quelle grandi, che ripeto, dovrebbero tornare a fare le banche ed a sostenere lo sviluppo del territorio. Perché se le banche, non so se una suddivisione di carattere giuridico netta tra banca commerciale e banca d'affari sia la ricetta più giusta, certamente una forte distinzione, una significativa distinzione tra queste due attività, io credo che sia assolutamente, ribadisco, necessario. Perché se le banche tornano a fare le banche e i tre pilastri dello sviluppo del territorio, privati, intendendo per privati cittadini e imprese, pubblica amministrazione, intendendo per essere le istituzioni sul territorio, e il sistema finanziario, ciascuno fa come dovrebbe fare la propria parte, probabilmente un risultato migliore noi potremmo senz'altro averlo. E concordo pienamente anche sulla tracciabilità dei costi delle spese, anche se lì voi ricorderete cosa è successo meglio di me sulle pensioni, per esempio, no? Sull'accreditamento delle pensioni, lì c'è un problema dei costi, e questo è un problema vero, serio, che c'è della moneta elettronica, delle carte, sia i costi per gli esercenti, tanto per essere chiari, sia i costi per chi utilizza la moneta elettronica. Quindi credo che sia una cosa utile, opportuna, ma che deve essere naturalmente accompagnata, perché se no diciamo, rischiamo ovviamente di creare un qualche problema. Concludo, per rimanere nei tempi europei, con una battuta, dicendo che dovremmo provare a ritornare a spostare, diciamo, l'asse dalla economia della finanza alla finanza del sistema. Sintesi e merito ai tempi europei. Nino. Sì, grazie, cerco anch'io di essere ancora più europeo. Io voglio in premessa dire una cosa, che la collaborazione che con Michele, con la CGIL della Calabria si è instaurata ormai da tempo, credo che sia sempre più importante e significativa, perché stiamo dimostrando che non è un fatto episodico, ma è un fatto che accompagna il lavoro delle nostre organizzazioni. E l'iniziativa di oggi a me pare particolarmente importante, perché affronta un tema cruciale, che è quello della finanza e quello del suo rapporto con le politiche della crescita, e bisogna, credo, insistere sulle politiche della crescita, perché io penso che noi siamo stati costretti per troppo tempo a parlare troppo di crisi, troppo poco di crescita, e perché mette queste cose in relazione col tema della legalità. E credo anche che la proposta illustrata qui da Agostino Megale del manifesto per la buona finanza sia un fatto di rilievo, perché, come diceva Agostino, è una declinazione rispetto al settore finanziario delle proposte complessive della CGIL sul piano del lavoro. E questo è un messaggio forte che va al sistema delle imprese,
va al sistema bancario e va all'insieme del paese, delle istituzioni del nostro paese. Ora, io non la voglio far lunga, però noi siamo in presenza, in questi lunghi anni, ormai siamo nel sesto anno di crisi, di una crisi devastante. Una crisi devastante che ha tante ragioni, non ci ritorno, ha tante ragioni che stanno in Europa, la politica dell'austerità e del rigore, tanto per dargli un titolo, ma che nel nostro paese sono state aggravate dai limiti strutturali della politica e delle scelte politiche di questo paese. Io penso ad esempio, e ho colto anche qualche accenno nel discorso fatto poco fa dal direttore di Confindustria, io penso ad esempio, se guardo all'esperienza, all'attività delle parti sociali, ad esempio della Lombardia, a quanti danni ha causato il fatto che le parti sociali, non i sindacati da una parte e l'imprenditore e l'associazione imprenditoriale dall'altra, le parti sociali tutte quante assieme, quanti danni ha causato il fatto che le parti sociali sono state costrette in questi anni a discutere in modo ossessivo di questa eterna emergenza. Io credo che sia un'esperienza, dalle parole arguisco che sia un'esperienza anche vostra. Noi siamo stati bloccati per anni a discutere ogni anno, adesso ogni sei mesi, di come finanziare gli ammortizzatori in deroga, di come intervenire sull'emergenza. E devo dire che le scelte, ahimè, sciagurate dello scorso governo, quando sulla base della luce in fondo al tunnel si sono indeboliti gli ammortizzatori sociali, sono scelte che oltretutto decuplicano il problema dell'emergenza. Provate a pensare se noi avessimo un sistema che garantisce in modo strutturale il finanziamento a degli ammortizzatori che coprono i problemi che ci sono, quanta energia avremmo liberato e libereremmo in direzione di una discussione sui problemi della crescita, che poi sono i problemi dell'assenza di politiche industriali, sono i problemi dell'assenza di politiche ambientali, sono i problemi dell'assenza di una politica e di investimenti sul sapere, intendendo scuola, università, formazione e ricerca. E sono anche i temi che riguardano la finanza. Da questo punto di vista, ripeto alcune cose dette da Agostino, però sintetizzate. Io credo che noi abbiamo sui temi della finanza tre problemi, perlomeno in Lombardia non abbiamo bisogno. Un problema di assenza o di debolezza di regole rispetto al funzionamento del mercato finanziario, e qui ci sta il ragionamento su, ad esempio sui derivati, e non dico di più perché è già stato detto molto. Il tema dell'accesso al credito, che è uno delle zeppe sulle possibilità di ripresa di crescita per il sistema delle imprese, quindi anche per il mondo del lavoro. E infine il tema della legalità, che vuol dire la maggior tracciabilità. Io credo anche che da questo punto di vista le associazioni che rappresentano il mondo delle banche dovrebbero avere più coraggio, perché sul tema della legalità io ad esempio sono rimasto colpito da una cosa che con Confindustria si è fatto, CGL-CISL e Confindustria della Lombardia hanno fatto un avviso comune sul tema della legalità. Io credo che sia assordante il silenzio e il non dire nulla da parte delle associazioni che rappresentano il sistema bancario e finanziario, ad esempio della mia regione. E qui c'è il nodo di fondo, lo poneva già Agostino, il problema della scelta di fondo, da che parte orientiamo le politiche, se le orientiamo a favore delle persone e delle imprese, del lavoro e delle imprese, oppure se le orientiamo a difesa degli interessi di qualche banchiere. E anche qui c'è una differenza fondamentale, perché l'esperienza ricordata di una iniziativa positiva da parte del sistema bancario, del piccolo sistema bancario locale, a fronte di difficoltà di rapporti e anche di iniziative, a mio modo di vedere, insufficienti delle grandi banche, dei grandi agglomerati bancari nazionali e internazionali, è un tema che noi viviamo in Lombardia. E mi riconosco esattamente nelle parole dette dalla rappresentante di Confindustria. Questo è un elemento che non è solo un elemento teorico, di scelta politica teorica generale, io credo che sia anche un elemento che
che poi interroga, condiziona ed è un banco di prova anche per l'azione amministrativa di ogni livello. Io penso che i nostri comuni, le nostre province e soprattutto le nostre regioni, da questo punto di vista la loro azione amministrativa la si può misurare anche in ragione di quale scelta essi stessi nella logica, nella ratio dell'azione amministrativa essi stessi compiono, perché ci può essere un'azione amministrativa volta al sistema delle imprese e del lavoro e ci può essere un'azione amministrativa che tutto sommato pensa ancora, non invidio chi viene dopo di me perché il microfono da Siri di cedimento non regge nemmeno il tecnico copertino questo microfono, è un'azione da parte anche degli amministratori locali e regionali che guarda di più all'interesse appunto dei grandi banchieri e dei grandi gruppi bancari internazionali. Io credo che per noi il discrimine è una scelta di politiche che vanno verso il lavoro. Noi abbiamo condiviso e condividiamo e sosteniamo la proposta di piano del lavoro della CGIL nazionale non solo per una ragione che siamo tutti della CGIL, ma per una ragione che nella realtà concreta della Lombardia, e so di parlare di una regione molto infrastrutturata, della regione con maggior presenza industriale e produttiva del paese, in una realtà come quella della Lombardia la crisi si sente e l'esigenza di una politica per il lavoro è un'esigenza primaria. Oserei dire non è una questione di parte della CGIL, è qualcosa che tutte le parti sociali, le rappresentanze del mondo del lavoro e dell'impresa sentono come il punto fondamentale. Su questo io credo che il nostro paese e tante nostre amministrazioni locali ancora non ci sono, e qui ci sta il problema, perché noi non possiamo avere, questa è una cosa che io rimprovero sempre ad esempio al nuovo governatore della Lombardia come rimproveravo al vecchio, noi non possiamo avere da parte delle amministrazioni di qualunque colore siano la politica del lamento. Roma ci toglie, Roma non fa, non posso accettare questo tipo di logica, non posso accettare ad esempio l'idea che viene prospettata anche dalla giunta della Lombardia che il problema è che la Lombardia non è una regione a statuto speciale e che non ha poteri sufficienti per... Io credo che sia un insulto alla realtà, alla dimensione delle cose, e da parte di una regione forte e ancora ricca come la Lombardia ci vorrebbe ben altro passo e ben altra, come dire, orientamento rispetto alle cose da fare. Il problema è, se si vuole occuparsi di questo paese per davvero del lavoro, allora bisogna anche ascoltare e dare spazio alle istanze che vengono dal mondo del lavoro e dal mondo delle imprese. Grazie. Prima di dare la parola all'assessore, che ci deve lasciare perché c'è il consiglio regionale, mi ha scritto ci stanno molte interpellanze che riguardano anche voi e quindi ci scusiamo. Volevo ricordare che il compagno Paseotte è qui perché sono in corso i campi della legalità che vedono la presenza di militanti della CGIL del Nord, Agrotone, Reggio Calabria, la Piana di Gioia Tauro, non dimentico altri, quindi lui è qui anche per queste iniziative. La parola all'assessore. Sì, grazie, io sono felice ed onorato quest'oggi di essere ospite della CGIL, di questa importante iniziativa, e ringrazio quindi il segretario Gravano, tutti i dirigenti, tutti gli iscritti che sono qui presenti. E non mi sfugge tra l'altro la data, l'importanza storica che la data, il 25 luglio, ricopre nella storia di chi lotta per la libertà, per i diritti, e quindi ricordarla, sottolinearla ed onorarla. In questi tempi è del tutto evidente che le sfide di lotta per i diritti e per la libertà si pongono, diciamo, rispetto ad un approccio, ad un orizzonte nuovo. Le sfide sono complesse, le sfide sono complicate. È stato tracciato, mirabilmente, faccio complimenti,
nella relazione, diciamo, che ha aperto i nostri lavori. Io tanti spunti e tante riflessioni le colgo. Io però, diciamo, prima di occuparmi di una materia tecnica, sono un dirigente politico, e da dirigente politico voglio in qualche modo sottolineare quello che io mi auguro possa essere anche un approccio nuovo nel dialogo, nel lavoro tra di noi. Nel senso, io qui a questo tavolo vedo rappresentanti del sindacato seduti insieme a rappresentanti delle organizzazioni del datoriale, del mondo del credito, insieme a rappresentanti istituzionali. E quindi colgo che, diciamo, ognuno, pur rappresentando una parte che molto spesso in passato, diciamo, era per definizione opposta alla parte che rappresentava, coloro i quali sono qui presenti, invece si sforza di, stante il periodo di difficoltà, il periodo di crisi, il periodo di grave emergenza che vive il nostro paese, vive la nostra regione, di offrire dalla propria angolazione, dal proprio punto di vista, comunque una soluzione per tentare di intraprendere un percorso nuovo di crescita e di sviluppo. Io a questo approccio, insomma, mi sento di esprimere in qualche modo il mio plauso, il mio convinto sostegno. Noi dobbiamo necessariamente avviarci verso un confronto nuovo, rispetto al quale ognuno debba essere portatore, diciamo, degli interessi, diciamo, dei propri iscritti, dei propri militanti, ma rispetto al quale poi ognuno, ecco, deve pensare alla soluzione che riguarda tutti e tutti quanti. E io, alle riflessioni che in qualche modo sono state poste, ripeto, molte delle quali le condivido, ad iniziare, diciamo, dall'approccio sui derivati, è stato uno dei primi temi scottanti, drammatici, che, diciamo, in questa esperienza di governo della regione noi ci siamo stati chiamati a far fronte e a governare, e quindi sappiamo perfettamente, diciamo, la drammaticità del tema, quanto queste operazioni influiscono ancora chissà per quanti anni sulle casse già disastrate degli enti locali. Faceva bene il dottore Orlone ricordare che, come dire, noi siamo parte lesa rispetto a questa dinamica, tra l'altro ci siamo costituiti parte civile nei processi, siamo stati in qualche modo, mi auguro, utili collaboratori anche delle inchieste delle procure della Repubblica, ad iniziare da quella di Catanzaro, che si è unita a quella, diciamo, madre di Milano, chiamando anche a esprimere il proprio contributo in termini di consulenze, diciamo, ad uno dei massimi esperti del settore. E sono anche felice che le sue, diciamo, analisi, le sue deduzioni, le sue documentazioni siano state anche recepite dalle procure della Repubblica. Quindi, ecco, sui temi c'è una sostanziale condivisione. E però, visto che, ecco, voglio essere in qualche modo coerente rispetto all'aspetto che a me piace, spero di non essere, di interpretarlo per come è, quello cioè di trovare le basi per una collaborazione, ognuno dal suo punto di vista, ognuno dalla sua angolazione, però tendenti tutti a, diciamo, l'obiettivo finale, che è quello di offrire, ecco, appunto, il 25 luglio maggiori diritti e maggiori spazi di libertà ai nostri concittadini. E quindi io a questa agenda mi sento di aggiungere un punto che ci deve, o meglio posso, dico io, diciamo, molto modestamente, ci può vedere uniti, che è quello di
lavorare per riformare quello che è, io ritengo, il meccanismo più ingiusto, più iniquo che, del quale noi, come rappresentanti delle istituzioni, i rappresentanti delle organizzazioni datoriali, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, siamo, che è quello del patto di stabilità. Perché se è vero come è vero che, diciamo, ci sono, ho molto apprezzato questo grafico, c'è stato dal 1980, mi sembra che sia stato il primo anno preso a campione, ad oggi un decremento, una discesa terrificante degli investimenti, sono vere tutte le argomentazioni, tutte le analisi che sono state poste. Se oggi io penso al fatto che una regione come la Calabria può disporre con i programmi operativi regionali di più di 4 miliardi di risorse europee per promuovere nuovi investimenti, e poi penso al fatto che noi come regione ogni anno possiamo spendere quest'anno addirittura meno di 1 miliardo di euro, e allora qui capisco, non da tecnico, che c'è un grande cortocircuito che, diciamo, rappresenta, io ritengo, il motivo, diciamo, dell'arretramento delle nostre comunità. Se noi non siamo messi nelle condizioni di utilizzare le nostre risorse per pagare i lavoratori, i cittadini, le imprese, per offrire famiglia e per offrire servizi alle famiglie, mai potremo pensare a uno sviluppo, ma non dico a uno sviluppo, perché sarebbe, diciamo, a una sopravvivenza del nostro tessuto sociale. E questo io ritengo che sia il grande punto, e non da tecnico vedo anche il cortocircuito nell'approcciarsi a questa realtà che c'è rispetto alle scelte anche dei governi sovraordinati. Nei giorni scorsi è stato approvato questo decreto legge numero 35 che dà, diciamo, offre la cosiddetta anticipazione di liquidità agli enti, alle regioni e attraverso di esse alle province e ai comuni. Per la Calabria, per questo anno e per il prossimo, la partita vale 350 milioni. È benissimo, però se questi 350 milioni che ci verranno in pancia, verranno, diciamo, entreranno nelle casse della regione, poi noi non siamo nelle condizioni di liquidarle, perché, come dire, va a intaccare questo plafond sempre più ristretto che tra l'altro quest'anno pesa, diciamo, dal 1 gennaio, delle anticipazioni che noi abbiamo fatto l'anno precedente, ed è tutto evidente che, come dire, non abbiamo modo di andare avanti. Cito una, come dire, quello che io ritengo essere, mi scuso per questo, diciamo, un successo di questa amministrazione. Noi abbiamo risolto questa grande partita che vale più di 96 milioni di euro degli interventi a favore della ristrutturazione, della rivitalizzazione dei centri storici. A suo tempo furono fatti dei bandi, a quei bandi mancavano delle risorse, nonostante questo, diciamo, le amministrazioni avevano, diciamo, fatto i bandi, le imprese avevano partecipato, avevano iniziato i lavori, però poi si sono trovati in un momento, diciamo, di impasse, perché quei lavori effettuati non potevano essere pagati perché mancavano le risorse. Questa volta non perché c'era il patto di stabilità che le pagava, perché proprio non c'erano le risorse. Noi attraverso una rimodulazione dell'ex pass abbiamo trovato le risorse ci sono state accreditate. Oggi che abbiamo queste risorse, una parte, 4 milioni già le abbiamo liquidate, adesso abbiamo pronto un decreto di 12 milioni che ogni giorno io ricevo telefonate di sindaci, di titolari di imprese, noi
che tra l'altro ci è stato inserito anche come liquidità in questo decreto 25-35, come dire, se le liquidiamo, e le liquideremo, però poi dovremo fare sì che dovremo scontrarci col fatto che questi 12 milioni vengono tolti dal plafond che quest'anno dobbiamo spendere e possiamo spendere. E questo è un po' il cortocircuito. Io vi chiedo scusa, come dire, intervengo da titolare di una materia tecnica ma non da tecnico, cercando di parlare il linguaggio della chiarezza, il linguaggio, diciamo, che i nostri concittadini purtroppo utilizzano quotidianamente, quindi si capisce che qui c'è qualcosa che non va e che deve essere profondamente cambiato. Noi, ecco, grazie anche al sostegno delle banche, abbiamo previsto un meccanismo che ci consentirà di che sarà presentato poi nei prossimi giorni anche alle organizzazioni, diciamo, sociali, ad iniziare dalla vostra, che ci consentirà, ecco, di, come dire, terminare quel balletto anche di polemiche sacrosanto, giusto, che ogni anno dobbiamo registrare, del quale anche siamo protagonisti rispetto al pagamento degli stipendi per maestranze, per lavoratori. Ecco, noi attraverso questa anticipazione che avremo dal sistema delle banche, da quest'anno, o meglio, lo abbiamo iniziato l'anno scorso, l'abbiamo perfezionato quest'anno, quindi quest'anno, ecco, ci darà tranquillità. Però io già penso al prossimo anno, perché queste risorse che anticiperemo le dobbiamo scomputare il prossimo anno, quindi proprio è un meccanismo di abbonamento, un meccanismo ingiusto, un meccanismo profondamente iniquo che deve essere modificato. Noi lo stiamo dicendo in tutti i campi, in tutte le sedi. Siamo consapevoli che la nostra voce può arrivare fino a un certo punto. Io penso e utilizzo questa occasione, per la quale ringrazio e sono grato al segretario Gravano, a tutti quanti voi per avermela data, per fissare questo punto in una ipotetica agenda comune, che mi auguro ci sia, che mi auguro anche utilizzando la riunione, l'occasione di dibattito di oggi, possiamo fissare per parte non tanto mia ma dell'amministrazione che rappresento, c'è una grande volontà a fissare un'agenda comune. Ecco, questo punto, riforma radicale e complessiva del patto di stabilità, sia il primo punto e rappresenti il primo punto. Con questo auspicio, ecco, ringrazio ancora tutti quanti voi, faccio i complimenti per questa iniziativa. Ecco, io forse non sono stato europeo, ma certamente non voglio essere maleducato. Ecco, rimarrò un altro po', però devo andare in consiglio regionale. Dicevo che ci sono tutta una serie di interrogazioni alle quali, ecco, devo rispondere io, e quindi mi scuserò se, diciamo, starò fino alla fine. Però ho apprezzato molto e in qualche modo lo voglio sottolineare pubblicamente. Buon lavoro. Ringraziamo l'assessore per la sua cortesia, l'attenzione, ma anche per ho visto la faccia di Santino in podestà, il conduttore dei trasporti, hanno accolto positivamente le sue indicazioni. Tra l'altro c'erano già note in via informale. A lei, dottore. Grazie, buongiorno a tutti, anch'io volevo associarmi a tutti quelli che mi hanno preceduto nel ringraziare il segretario Gravano, che attraverso Gennaro Fabera ha chiesto, ci ha dato l'opportunità di essere presenti qui a rappresentare un po' anche questo nostro strumento delle banche di credito cooperativo calabrese. Mi permetto, sperando di essere europeo, a me piace essere calabrese, ma comunque sperando di essere europeo come tempo, dirò anche perché, ma insomma, stavo dicendo che stavo dicendo che noi siamo spazio per dire che siamo 14 banche di credito cooperativo riunite in associazione, questa federazione regionale, poi aderisce quella nazionale.
Abbiamo 86 sportelli in Calabria, abbiamo 21.000 soci, 550 operatori che lavorano su questo territorio. Cerchiamo di fare la nostra parte, lo facciamo perché è nel nostro DNA. Il credito cooperativo, come dicevo, ce l'ha nel DNA perché l'articolo 2 dello statuto recita che la nostra mission è quella di favorire la crescita solidale, responsabile e sostenibile di questo territorio, dei territori in generale. Io in genere tendo ad essere informale, oggi ero venuto attrezzato con una relazione perché è in sala qui un presidente della TCC di Cittanova che volevo salutare, che mi richiama sempre ad essere un attimino più formale perché la forma è sostanza, dice. Beh, ti devo deludere ancora una volta, Rosario, perché se dovessi leggere la relazione finirei per ripetere pari quello che è stato detto fino ad ora. E allora se mi è consentito... sicuramente concordo con chi ha sostenuto in buona sostanza che si parla oggi di buona finanza perché evidentemente ce n'è una cattiva, sappiamo quali sono i problemi, sappiamo tutti però che oggi chi sta bene è proprio quella finanza che ha creato i problemi. Eppure continuano, e dico questo perché in verità hanno subito anche loro, parlo delle grandi banche, hanno subito anche loro un abbattimento dei loro risultati, ma comunque continuano ad ottenere ancora grossi risultati. Hanno fatto dei derivati, si è detto un attimo fa, un cavallo di battaglia, hanno ottenuto conti economici importanti, questi derivati che si avvicinano a 10 volte il PIL mondiale, e per l'89% di questi contratti effettivamente non passa dai mercati regolamentati. E allora è un bel problema. La Regione giustamente ci diceva un attimo fa, sia Leone che l'onorevole Mancini e parte lesa in questa, e non poteva che essere così, è davvero è assurdo. Il problema della contrazione del credito è un problema che esiste perché purtroppo, per fortuna devo dire, ecco, ci riguarda poco come credito cooperativo, nel senso che il nostro movimento a livello regionale, noi da poco che abbiamo chiuso i nostri bilanci e siamo sì equilibrati nel rapporto raccolta, impieghi raccolta, ma i nostri impieghi, quindi i nostri prestiti, continuano a crescere. C'è stato un rallentamento ma continua a crescere, continuano a crescere nei confronti delle piccole e medie imprese e delle famiglie. Io credo che questo è il nostro modo di essere. Anche da noi subisce però una battuta, un calo, dicevo, ma questo è dovuto al fatto che le benedette sofferenze purtroppo cominciano a farsi sentire. Le BCC cominciano, proprio perché hanno continuato, mentre tutte le altre tiravano i remi in barca, noi abbiamo continuato a sostenere l'economia perché nel nostro DNA, noi abbiamo imbarcato sofferenze importanti che ci portano a quasi un quarto di questi impieghi che cominciano ad essere credito deteriorato. E allora è qui che anche il credito cooperativo comincia un attimino a soffrire, ma vuole e farà la sua parte. È preoccupante quello che accade nel mondo delle banche. C'è una primaria società di consulenza che ha fatto uno studio e stima che nei prossimi 3-5 anni addirittura si dovrebbero chiudere qualcosa come 11-13 mila sportelli bancari. È un dramma, equivalente a dire che il 40% della rete viene meno, e questo ci preoccupa perché significano posti di lavoro in meno, significa tutto. E allora gli effetti combinati della crisi e delle nuove regole non sembrano aver spostato il cuore dei conti economici delle banche, come ci si sarebbe invece atteso dalla crisi, no?
se ci fosse stata una finanza più vicina all'economia reale, insomma, anzi la finanza continua a godere, se non di ottima, almeno di migliore salute rispetto alle banche retail. E io credo che qualcuno, mi pare Leone, faceva da un piccolo passaggio senza volere fare la distinzione tra banche d'affari e banche commerciali, però io credo che un po' una distinzione vada fatta e forse è il caso di cominciare a parlarne anche soprattutto a livello legislativo, insomma a livello di testo unico, perché se no qui finiamo per essere un po' il confronto tra Davide e Golia, no? E purtroppo però non c'è l'esito della vicenda biblica, la garanzia di questo esito, e quindi credo che si debba parlare anche di queste cose. Noi piccole banche, per intenderci, continuiamo ad avere le stesse identiche regole delle grosse banche. Qualcuno faceva riferimento anche alla governance e al potere di removal da parte della vigilanza. Io sono dell'avviso che questo debba avvenire, e deve avvenire un po' su tutti, perché per assurdo stiamo notando, e questo ve lo dico da membro, da componente del comitato esecutivo di Federcasse, quindi con una visione un po' più ampia a livello nazionale, stiamo notando che Banca d'Italia, mentre agisce con veemenza e con non è un'accusa, guardate, non voglio accusare Banca d'Italia, per carità, non mi fraintendete, ma notiamo che mentre davanti a criticità, crisi, che purtroppo sono partite da questa Calabria con 5 banche commissariate, ma poi hanno visto coinvolto tutte le regioni dal nord al sud, e beh, interviene sul credito cooperativo rimuovendo tranquillamente, serenamente la governance, applicando sanzioni che di proporzionale non hanno assolutamente nulla, cioè un amministratore di una BCC subisce la stessa sanzione delle grandi banche. Eppure quando le nostre banche, gli dicevo 5 in Calabria tutti in una volta nel 2009, e non è stato semplice uscirne, pare che un vicino, insomma, all'orizzonte comincia a vedersi, nel senso che è raggiunto, e dicevo che salutiamo. Dicevo che noi il conto non lo presentiamo a nessuno. Il conto delle BCC viene alla fine risolto nell'ambito delle BCC. Allora, io che cosa volevo dire? Sono d'accordo con Agostino Vigale, che sostiene che ci vuole un'azione d'urto. Io condivido, ho avuto modo di leggere, non l'ho approfondito il vostro documento, ma mi è piaciuto molto. E su molti di questi argomenti lo stesso credito cooperativo si è già confrontato con nel corso del congresso nazionale del credito cooperativo del 2011, allorché proprio ci si è resi conto che serve una crescita complessiva sia sul piano economico ma anche sociale e civile, perché poi quando parliamo di legalità, insomma, parliamo di cose precise. Ebbene, Federcasse ha elaborato una carta della finanza, che deve essere libera e deve essere definita libera e democratica, perché conta su 10 punti. Io non ve li elenco soltanto per velocità, lasciando a voi poi l'interpretazione. E cioè una finanza che sia responsabile, una finanza che sia sociale, quindi rivolta al sociale, plurale, perché deve coinvolgere tutti. Purtroppo adesso, e le BCC sono nate 130 anni fa proprio per creare questa, anche l'inclusione, che è un altro termine chiave, insomma, no? Tanta gente che era esclusa dai salotti e dalle decisioni economiche veniva, come dire, penalizzata. Deve essere comprensibile, leggibile, è venuto fuori anche qui questo argomento. Purtroppo spesso è il dramma, credo, che di cui si parlava un attimo fa, dei derivati, è proprio dovuto a questo fatto, no? Un prodotto presentato, non presentato come andava presentato, ha fatto sì che addirittura enti locali ne abbiano fatto incetta con tutte le difficoltà che trovano. Deve essere utile, non intesa come lucrativa, ma utile alla società, incentivante, perché comunque non si può
non pensare che in qualche modo il merito debba portare e quindi il risultato sia anche proporzionale, quando però questo lucro non deve essere però un lucro, come dire, perseguito con fini e con fini a se stesso, ma perché possa essere, si parlava un attimo fa, anche di redistribuzione. Guardate, nel credito cooperativo, e mi avvia alla conclusione sperando di essere europeista, europeo anch'io in questo senso, ascoltando in una delle nostre assemblee di federazione nazionale il cardinale Tonini, usò un concetto semplice, ma al tempo stesso immediato: la finanza deve essere la finanza che serve. E allora lì è cominciato in me tutto uno studio, ma cosa avrà voluto dire? Beh, alla fine è quella che è al servizio e al tempo stesso utile. E in buona sostanza è come se avesse voluto dirci che il denaro è sì a disposizione dell'uomo, la finanza è uno strumento che l'uomo deve utilizzare per far crescere l'economia. E allora da qui io dico sì, mettiamo al centro tutto, mettiamo al centro tutti gli interessi, quindi le banche, le imprese, i lavoratori, ma secondo me dobbiamo tornare innanzitutto a mettere al centro la persona, l'uomo, perché se non arriviamo a questo non riusciamo a capire qual è il senso vero della finanza e del bene comune, che poi con questa parola io credo si possa raccogliere tante cose. Congratulazioni per tutte le proposte, a me sono piaciute tutte, mi risulta che sia un giudizio che Federcasse stessa, quindi la nostra associazione nazionale ha apprezzato. Noi speriamo di poter in qualche modo essere continuare a fare la nostra parte sia a livello regionale sia a livello nazionale. Grazie di nuovo. Questo lavoro abbiamo apprezzato anche noi, perché con questa impostazione, con questa ispirazione ci sono momenti, oltre che ispirazione, di convergenza profonda con la nostra organizzazione. E adesso do la parola per le conclusioni di questa nostra tavola rotonda, dando ragione di un'assenza il dottor Minervino, che pur aveva accettato con entusiasmo il nostro invito, e improvvisamente nel giornale di ieri ha chiamato sia al segretario Agostino che a noi, che era nell'impossibilità di partecipare. Qualcosa è successo, sono i misteri che cercheremo di capire, e questo compito lo affidiamo volentieri ad Agostino. Ma intanto questa discussione che siamo riusciti a fare questa mattina, mi conferma che avevo ragione. Bravo Michele, perché questa cosa ci dà il senso anche per gli apprezzamenti non rituali che io ho ascoltato, e anche alcune correzioni, alcune integrazioni, ci dà il senso che come confederazione e come categoria, insomma, nella situazione così difficile, così drammatica, stiamo provando a fare i passi giusti. Piano del lavoro, gli strumenti perché il lavoro si crei, da crescere. Lo ricordava prima Nino. L'avete evidenziato anche voi. Quel che è chiaro è che noi stiamo facendo un'operazione molto difficile, diciamo la verità, perché io ho ascoltato con molta attenzione il dottor Leone, i giudizi analitici, gli apprezzamenti, le puntualizzazioni, e mai come ora si avverte che non c'è futuro, non c'è prospettiva per l'Italia se al centro non si mette il rilancio dell'industria, della manifattura,
del turismo, cioè di tutti quegli elementi che portano un paese, pur in un momento di difficoltà così grande, a poter, insomma, vivere non solo la sua storia, il nostro patrimonio, la nostra cultura, il nostro rinascimento, la filosofia, ma vivere di quei grandi valori che portano l'Italia ad essere il secondo paese in Europa dopo la Germania per esportazioni. Cioè noi, come CGL l'abbiamo detto più di una volta, ma si sottolinea poco, abbiamo qualcosa in Italia come 1122 prodotti industriali di nicchia che non hanno competizione alcuna. Per la mia storia conosco tutta la dinamica dei distretti industriali del nord e del sud e di come abbiamo operato, e conosciamo la necessità, la possibilità, l'opportunità che anche venga superato il dualismo ancora oggi troppo presente nel nostro paese in rapporto alle dinamiche della crescita, dello sviluppo, che è chiaro a tutti che se in una dinamica in cui i dati del PIL sono quelli ricordati e qui si perde un PIL anche maggiore e si producono percentualmente investimenti inferiori e non si corregge l'intervento sui tassi strutturali di disoccupazione, lo zoccolo duro, ed è evidente che una politica pubblica qui vuol dire che devi fare di più di quanto immagini fare anche nella stessa Lombardia che prima veniva richiamata, perché c'è in gioco il destino non solo di una regione o il Mezzogiorno, c'è in gioco l'Italia in questa prospettiva. Ecco, io penso che come tutti noi, insomma, viviamo sempre con questa grande attenzione all'idea che ci ha sempre richiamato la storia di Vittorio, di Lama, cioè noi siamo la Confederazione Generale del Lavoro perché siamo un sindacato di popolo e anche un popolo lavoratore mette al centro temi difficili. Forse nella storia, dal dopoguerra, se noi guardiamo, non troviamo un precedente di questa natura, in cui oltre all'analisi, che in genere a sinistra, a destra diciamo le analisi ne hanno abbandonate, non solo le proposte, a sinistra qualche volta c'è rimasta l'analisi, ma non sempre troviamo le proposte, diciamo in questo caso su un tema molto difficile, molto delicato, cioè noi ci siamo cimentati con le proposte. Forse si può dire che attorno a questo terreno ci sarebbe da attendersi autorevolmente proposte di interlocutore come l'ABI, che penso sarebbe stato utile che fosse qui presente. Non conosciamo bene le ragioni, abbiamo preso atto di una telefonata di impossibilità, auspico che non ci siano altre ragioni, ma questo conferma semplicemente il fatto, come veniva ricordato anche dal dottor Aurelio e dallo stesso assessore, questi sono temi in cui quando la casa brucia e il paese brucia non tanto per le azioni di emergenza, ma brucia per le dinamiche fondamentali che sappiamo, le forze migliori, e le forze migliori sono il lavoro, l'impresa, le università e la cultura, e noi diciamo la buona finanza, devono stringere una grande alleanza in cui ci si rivolge nei rispettivi compiti e mestieri, a politica, alle istituzioni, non in una logica populista, ma in una logica come stiamo tentando di fare, individuando obiettivi, risorse, proposte. Per questa ragione noi abbiamo elaborato una semplificazione in cui è chiaro che, insomma, a differenza del Giappone che stampa moneta,
e lì puoi investire 100 miliardi di dollari e immaginare che dopo 6 mesi riprende una crescita del 2-2,5%, questa dinamica il paese in quanto Italia non ce l'ha. Ma non c'è dubbio che una terapia d'urto e invertire la tendenza con al centro l'industria e la crescita del mezzogiorno vuol dire immaginare che le risorse vanno messe in cambio, perché è inutile interrogarsi, come fa a volte lo stesso mondo delle banche, se sono gli imprenditori che chiedono meno prestiti o se sono le banche che ne danno di meno perché investono, come ho ricordato prima, da altre parti. Il risultato non cambia, il risultato è che la curva degli investimenti crolla in quelle dinamiche che avete visto prima. Ecco perché abbiamo voluto semplificare in questa slide una cosa che sembra banale, però come avete visto nel decreto del fare, il governo ha riattivato la vecchia Sabatini, che ha consentito la grande innovazione e la ristrutturazione industriale tra gli anni 70 in riferimento alle piccole imprese, ha immaginato un primo intervento di 5 miliardi, in mezzo a tante cose, in questo è un elemento da non sottovalutare, però di sicuro si può immaginare, ed è l'interrogativo che sta ponendo anche il ministro Saccomanni, ho visto che ha fatto la riunione dei 16, eminenze grigie, banchieri, Banca d'Italia, Consob, studiosi particolari, come immettere liquidità per poter rilanciare la crescita e gli investimenti. Qui abbiamo esemplificato risorse possibili in cassa depositi e prestiti, abbiamo esemplificato il mondo delle assicurazioni, sono 300 miliardi di riserve attivi, di cui loro ne hanno resi disponibili 15, io penso che si possa negoziare 20-30 miliardi, ma aggiungo tutta la voce che in altri paesi, Germania, Gran Bretagna, i fondi pensione derivanti anche dalla contrattazione collettiva, si aggira attorno ai 50 miliardi, 55 miliardi, oltretutto una parte rilevante non è ancora, diciamo, coinvolta, ma una dinamica in cui si può immaginare un vero e proprio piano triennale con al centro la crescita, immaginando di accompagnare questa operazione con risorse che guardano in questa direzione, con piani di mini bond che guardano le stesse piccole imprese, con operazioni che riducono l'azione sulla finanza sporca. Abbiamo proiettato che riducendo i 50 miliardi di investimenti in titoli e derivati si potrebbe incrementare il PIL di un punto e mezzo solo per questa via di investimenti industriali. Insomma, non è vero che il destino è ineluttabile ed è impraticabile un'altra politica. Certo, per fare un'altra politica serve chi questa politica la fa. Serve un governo in grado di attuare una politica decisa di cambiamento e di intervento in questa direzione. Noi tutti conosciamo le difficoltà di questa fase anche eccezionale e transitoria, ma vorremmo anche con questa iniziativa poter concludere anche evidenziando che insomma non facciamo gli illuministi di mestiere, né tantomeno quelle che immaginano parole d'ordine non praticabili. Avanziamo idee, progetti, proposte all'insegna, queste sì, di passare dal dire al fare nel rapporto tra un piano del lavoro e gli strumenti per realizzarli, perché una delle cose principali, e concludo, per riportare anche il rapporto tra politica, cittadini e opinione pubblica ad un'azione di maggior credibilità, è accorciare la forbice tra ciò che si dice e ciò che tante volte non si fa.
realizzare quel che si dice, magari dicendone una in meno, magari dicendo anche una cosa che non ti fa pigliare l'applauso in quel momento, ma le cose che dici ti devi attrezzare per farle. Questo secondo me è il messaggio di buona politica, buona finanza e anche buon sindacato che con questa iniziativa noi lanciamo. Ovviamente non pensate che il lavoro sia finito, quello comincia oggi, ma credo che abbiamo fatto una buona discussione grazie anche all'elaborazione della FISAC nazionale, che ovviamente noi apprezziamo anche per il taglio meridionalista che ha. Voglio ringraziare nuovamente i nostri ospiti. Non conoscevo il dottor Aurelio, sono contento di questa conoscenza, sicuramente avremo rapporti e sviluppo nella nostra iniziativa. Col dottor Leone non mancheranno occasione, ringrazio anche il suo presidente per la cortesia e l'attenzione che ha, Nino, che rimarrà ospite anche nostro domani e sarà a Polistra, quindi compagni Nino, sei avvertito, e quindi colgo anche l'occasione, perché non avremo altre possibilità, con molti di voi faccio gli auguri di buone vacanze, riposatevi, perché l'autunno che si annuncia è un autunno pesante, è difficile, è complicato per i compagni che devono fermarsi. Per i compagni e le compagne che devono partecipare all'esecutivo regionale, intorno alle 3:15, alle 3, ci vediamo nel salone della CGL, ci vediamo lì, no? Siamo in casa nostra, quindi siamo in casa nostra. E quindi a più tardi, così. E grazie a tutti, anche ai compagni e alle compagne della FISA che hanno permesso questa iniziativa.